Patent Science Across Italy è un progetto europeo del Network Creations, del progetto H2020, organizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CNR di Ginevra per promuovere la cultura scientifica tra i ragazzi, coniugando i linguaggi dell'arte e della scienza. L'obiettivo primo del progetto in particolare è avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca, usando l'arte come linguaggio di comunicazione e bilanciando in questo modo l'approccio alla cultura di stampo umanistico a quella di stampo scientifico. In particolare per ognuna delle città coinvolte, il progetto è articolato in una fase formativa e una fase creativa, seguita da una mostra locale e da una selezione nazionale conclusiva, che ha come culmine la mostra I colori della scienza. Gli studenti vincitori della competizione scientifica artistica nazionale che conclude il progetto, selezionati da un comitato internazionale di esperti, sono stati invitati a partecipare ad un master sul tema arte e scienza nel settembre 2022 al CNR di Ginevra. Sono il professor Paoletti, sono il referente per l'attività di PCTO del Liceo Don Bosco di Brescia. L'attività Art and Science fatta è un'attività biennale, svolta al terzo e al quarto anno. È un'attività estremamente formativa per gli studenti liceali, che si compone sostanzialmente di due attività fatte nei due anni scolastici. Nel terzo anno i ragazzi si formano e seguono dei podcast, delle lezioni altamente formative fatta da esperti nazionali per quanto riguarda delle tematiche scientifiche, alcune molto complesse, onde gravitazionali, buchi neri, elementi di fisica quantistica, a volte tematiche che a fatica nel liceo vengono fatte o comunque comprese proprio per la difficoltà dell'argomento stesso. E poi nell'anno successivo i ragazzi devono scegliere una di queste tematiche lavorando in gruppo, altra caratteristica molto importante di questo concorso, che sviluppa delle skills collaborative molto interessanti, trasformando questo contenuto prettamente scientifico in un elaborato artistico. Questo travaso tra queste componenti, che spesso quantomeno a scuola vengono viste come agli antipodi, una più di natura umanistica e l'altra più di natura scientifica, invece confluiscono, e questo comporta anche per i ragazzi una grande comprensione di queste tematiche. Sviluppando nel lavoro di gruppo il team building, viene scelto un leader che fa un pochettino da referente, questo li responsabilizza molto. Sono tutti elementi, skills che io credo siano molto importanti per un liceale, ma direi più per uno studente che si appresta al mondo del lavoro. L'attività poi si conclude con una competizione, una mostra che è stata tenuta a Milano, dove tutti gli elaborati sono stati esposti al pubblico e i ragazzi potevano anche fare da guida delle opere. Anche questo credo che sia molto interessante per il public speaking. E poi il tutto è stato giudicato da dei giudici scelti dagli organizzatori, con un evento a Milano di premiazione, dove i finalisti, i migliori lavori sono passati poi alla fase nazionale successiva, che si è svolta a Napoli, con la premiazione degli studenti vincitori diciamo della borsa di studio e quindi della visita al CERN di Ginevra. Art and Science è stato un progetto che ha messo in gioco la nostra creatività, il lavoro di squadra, la gestione del tempo e soprattutto la scelta libera del tema scientifico, nella quale noi abbiamo potuto sperimentare tutta la nostra creatività. Il progetto è stato svolto sia a casa che a scuola. A scuola abbiamo avuto anche l'aiuto dei professori supervisori, che ci hanno aiutato con dei pareri oggettivi e non soggettivi, ci hanno aiutato nella creazione del progetto, ci hanno risposto a tutte le domande, soprattutto tecniche, scientifiche, e soprattutto abbiamo anche avuto un nuovo tipo di approccio con i professori, non dal punto di vista professionale, studente, professore, ma anche dal punto di vista umano. Inoltre abbiamo anche avuto la possibilità di sfruttare i laboratori sia di informatica che di scienze,